Eccolo, guarda come sorride. Ecco Beckham. Sono un disastro. Però no! Clumsy. Minchia guati. Minchia guati, 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 guati. Noi pianine, ciao! Questo è il tempo per sentire. Un pochino sotto sopra. Ehi, Luna, ti lascio da solo una notte. Non essere arrabbiata di già, dai. Su, torno domani. Domani mattina per pranzo sono qui. Luna, non andartene. Luna. Anche lei è nuovo testimonial, sappiatelo. Ciao, bimba. Ciao, amore mio. No, torno, te lo giuro. Torno. Niente, dalle spalle. Ciao. 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 Bene. Quando Trenitalia mette in pericolo il tuo incontro con Beckham. 95 minuti. Non si fa. No, no. Si prende adesso quello dopo. Meno male. No, che c'è il maestro. Come in palestra? Forse. Ciao, mi fai entrare? Ah, per te! Scusa, ma mi dovrebbe funzionare. Non lo so. Dire che siamo pure laureate. Vai. Ehi. Grande promossa. Professione scassinatrice. E la borsa è lì. Sì, però se si chiude la porta non riapre. Yuppie. Bella, guarda le luci di questa cosa. Oh, che carina la nostra luna di miele, vero? No. Vediamo il bagno. Ottimo, che bello. Open door. Cioè doccia e pipì insieme non si può fare. Weila. C'è la melina. Dove? Che bello. Fammi spiegare. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Avete assistito al viaggio da Piacenza a Milano, uno dei tantissimi che sto facendo in questo periodo. E finalmente siamo arrivati a Milano, perché oggi è il 29 settembre e oggi è il giorno in cui viene aperto il nuovo store di Adidas in Corso Vittorio Emanuele. E all'apertura del nuovo store di Adidas ci sarà David Beckham! Sorpresa! Sua mamma ha tipo urlato dalla gioia, mia mamma. Ah, bene! E Luna? Sono un disastro! Ma porca vacca! Addio! Questo sarà il tutorial meno tutorial del mondo, perché io non so truccarmi, proprio così. Poi lo blendo. Sì, ma se così devi brillantini e chiaro. No! Clumsy. Questa luce l'ha progettato un uomo. Poi. Sì, sì, è il classico lavoro da uomo. Benefit, la goof proof, cioè a prova di imbecille. Mua. Lo sto per spantassare in faccia. Ok. Adesso cerchiamo una luce dove si vede davvero bene. Si vede? Si vede. Andiamo il tuo? Il mio è un po' più dorato. Sei biondo, sto bene. Ottimo. Adesso faccia fatta, ci cambiamo e andiamo. Final look. Tanto qualunque cosa indosso con sta felpa sembra tutto figo. Sempre bello però, eh? Spettacolo.
Ovviamente siamo in ritardo e ovviamente sto correndo perché è la cosa che si fa a Milano. Se a Milano non si corre, non sei a Milano. Siamo integrate. Siamo integrate. Ehi. Secondo me siamo nel posto giusto. Siamo arrivati. E sì, forse questa gente è per te. Forse, eh? Amore. Andre, fai piano, cazzo. Che belle che sono anche quelle di luce chiara con le frecce rosa. Quelle grigie sono. Ciao. Sì, sì, tu sei una figa da paura. Sì, sì, ciao, non Carly. Ti preoccupare. Ciao Carly. Guardo lì. Minchia guardi. Okay. Alle 6 arriva Beckham. Beh no, è già arrivato. Allora andiamo a vedere Beckham. Sì, mettono Beckham in quella gabbia. Tipo Beckham starà lì, attorniato da 20 persone, sai che ansia. Oh, eccolo. No, scherzo. Ah, sì, eccolo, lui, sì. No. Noi siamo in prima. Eccolo. Sì, sono figo. Lo so. Ciao ragazzi. Quelle ragazze la gira di Beckham. Ecco David Beckham. Eccolo, guarda come sorride. Primo piano, ragazzi, amatemi. Eccolo. Ecco Beckham. Allora, qui possiamo osservare le nuche di De Sciglio. Montolivo. Montolivo, a quanto pare su. Salut. A David. Poverino, nessuno che se lo caga tutti col telefono. David, piacere. Vai, Silvia, alzati adesso. Piacere. Questo non è soltanto aver fatto la foto con David, che ormai siamo amici, ve lo dico, ciao David, ma è che mi ha messo like alla foto. È l'inizio di una lunga storia d'amore. Grazie. Yes! Placcaggio avvenuto! Ti sono mancata? È tornato il mio umano! Scusa. Tutto bene ragazzi, Luna è sana e salva. Hai resistito un giorno senza di me. Ti sei un po' preoccupata? Pochino. Ti sono mancata, vero? Sì, persino. Ma abbracciami un pochino, vieni su, abbracciami. Mamma mia, mio musino. Vuoi il pollo? Pollo? Vuoi il pollo? Non vuoi il pollo? Sono arrivata a Milano e sto raggiungendo Piazza Leonardo da Vinci, che è il luogo dove si terrà questo evento. Vi spiego di cosa si tratta. Praticamente si chiama Wanderlust ed è un evento
di yoga principalmente, che è itinerante e si svolge in tutto il mondo. È stato svolto anche a Central Park a New York e adesso ha raggiunto Milano. Certo, la piazza è leggermente più piccola e penso che il numero di persone sarà anche minore, perché forse in Italia non è poi così popolare, però vedremo, insomma, è il mio primo evento del genere ovviamente. E quindi ho deciso di portarvi con me in questa giornata, visto che negli ultimi video un po' di sport e fitness è un po' mancato, ma oggi dovrei recuperare tutto il perso. Incredibile, ma vero? Ma ce l'ho fatta! Con coach Saverio! Scusate. Che io faccio una roba del genere? Sì. Ma sei matta? Ma no, ma guarda che sono, è tutta una questione di leve. Vuoi uccidermi? Vi invito a riflettere su questo, a sentire la forza di questo spirito, sia nelle discipline che andate a fare, sia nella vostra comunità, nel vostro modo di porvi con gli altri, di creare quest'unione con chi vi circonda, con chi è attorno a voi. On your inhale, lift up to a flat back, halfway. Exhale, plant your hands, step your right leg back into a low lunge. Right leg goes back, low lunge. Inhale, sweep your left arm high, left arm comes high. Good, exhale, bring your left hand down to the mat. And exhale, lower knees, chest, and chin down to the mat. Great, you guys. Inhale, lift up into cobra, chest and head lift. Exhale, push your hips back to your heels into child's pose. Everybody's favorite pose. I mani giù, senti la testa giù. Ok, facciamo la prima. Sì. Ginocchio sinistro giù, perfetto. Portate i piedi destro un po' fuori del mano destro, esatto. E se vuoi, portate i gomiti giù, piano piano, sì. Rilassate il collo, rilassate la testa giù. Avanti, camminate mani avanti, rilassate la testa giù.
fare il primo passo verso la meditazione, mantenere il corpo fermo e immobile. Immaginate quasi di non avere più i sensi, di perdere ogni percezione sensoriale e di rivolgere tutta la vostra attenzione all'interno, dentro di voi. Grazie Jennifer, che ho perso un attimo di vista. La mia prima sessione di yoga e meditazione. Mi sto per cioè mi sono quasi addormentata. Bellissimo, davvero strarilassante, però la meditazione ammetto che non sono riuscita a farla per bene perché mi scappava la comunità di Wonderland 1-0-8. Adesso si mangia. È stata una figata avervi. Iniziamo con tutti gli altri tipi di yoga bellissimo. Particolari. Sono spaghetti di zucchine col pesto di pistacchio, che non capisco dove sia il pesto di pistacchio. Ah, anche il pomodorino secco. Pesto di pistacchio, ah eccolo. Ok, ok, devo mescolare tutto. Mi sento molto raw vegan. Questo è raw, no? Sì. Non girano come gli spaghetti normali. Beh, basta. Mi stai prendendo gusto. Sì. Bellissimo, aspetta. Wow. Mi aiuti? Secondo me. Mani su, gambe divaricate, piedi giù, ok, gambe divaricate, divaricate, piedi giù, di più, via. Apri le gambe, apri le gambe, apri le gambe, apri le gambe, spingi bene verso la piazza le gambe. Così, così, volte plantari unite, volte plantari unite, da qui, lascia scivolare le mani verso il basso, toccati la pancia, dorso delle mani a contatto del pavimento. Continua a guardare in avanti. Certo che guarda in avanti. Ciao Silvia! How are you doing? Ma un pochino sotto sopra! Non guardare giù, guarda sempre avanti. Una fascia appesa, eccola là. La scimmietta. Sperimentando la sensazione di rallentamento del tuo corpo. Come state? Molto bene? Fatemi un applauso! Per la vostra iniziativa! Ok, guarda una volta. Ritorniamo nella nostra bella. Una serie di abdominals per voi. Vai giù con le spalle, mani alte. Non perdetevi. Venite a mettere il vostro tappetino qui davanti. Assicuratevi il posto più figo. Inizia a prendere fiducia nella tua maca, delle le braccia a lato delle spalle, verso il prato, a lato,
Basta ancora un po' di spalle. Roll and release. Ottimo. Siamo ritornati. Grande aggancio, Silvi. Fatti tirare dalle gambe. Esatto, fatti tirare dalle gambe. Ancora di più. Spingi i piedi verso il basso. Lontano i talloni dei glutei. Ottimo. Sei nella tua campana. Vai. Eh sì. Metti il tuo bambino fluttuante. Braccia lungo il tronco. Noccio la schiena verso. Il tuo bimbo fluttuante. Mentre i nostri incomodi. Wow. Un'altra notizia da darvi alle 15:20.